La Pro Sul Monaca, l'eltrisse delle vittorie consecutive al Pallozzi, supera per 3-1 il Fossacesia. La squadra di Eugenio Brettone perde dunque l'imbattibilità, mentre la formazione di Roberto Cau balza in seconda posizione in classifica alle spalle della capolista River Casale, prossima avversaria dei biancorossi. Sulmona subito in avanti, al primo minuto Daniele Di Girolamo vola sulla sinistra ed offre un pallone d'oro al giovane Moscetti che sfiora il palo. Al sesto, cross dalla sinistra di Alfini, Garibaldi sbaglia il tempo e Pizzone in controtempo calcia sulla traversa. Al diciottesimo c'è la rete del vantaggio locale, punizione laterale di Movino che si intacca alla destra dell'incerto Garibaldi per l'1-0. Un minuto dopo Daniele Di Girolamo confeziona ancora un assist a Moscetti che non c'entra nuovamente la porta. Alla mezz'ora raddoppio della Pro Sulmona, Centurione stende in aria Daniele Di Girolamo ed è calcio di rigore con conseguente espulsione dell'esterno ospite per doppia ammonizione. Dal dischetto si presenta Pacella che supera Garibaldi in due tempi ed è 2-0. Al 38esimo Pizzola viene ammonito per simulazione per un contatto inesistente con Gianmarino e sciupa la possibilità di realizzare la terza rete. Al 40esimo Pizzola, servito da Bovino, calcia debolmente favorendo l'intervento a terra di Garibaldi. Gli ospiti si vedono nella ripresa, al secondo minuto Catenaro dalla distanza sfiora il palo. Al nono Gaudino compie il primo miracolo sulla punizione dal limite di Catenaro. Un minuto dopo, ancora sugli scudi Gaudino che vola sul colpo di testa di Gianmarino. Al 18esimo Bovino evita la trappola del fuorigioco e fulmina Garibaldi con un preciso diagonale che si insacca in rete per il 3-0. Al 23esimo Daniele Di Girolamo affonda sulla sinistra e calcia a botta sicura. Garibaldi respinge con i piedi in angolo. Alla mezz'ora Gaudino respinge con i piedi il rasoterra in piena area di rigore di Catenaro. Sulla ribattuta prova ad intervenire Gianmarino ma in posizione irregolare. Al 37esimo Gaudino alza sulla traversa una palla vagante in piena area di rigore. 92esimo minuto, l'ex Mohamed Sesai, subentrato ad Ancona, realizza di testa il gol della bandiera. Finisce 3-1 per la Pro Sulmona. Abbiamo fatto una buona gara, anche se eravamo un po' stanchi, un po' molli, anche col cambio del clima, abbiamo lavorato tanto. Però dopo ci siamo ripresi un po' fisicamente e abbiamo dimostrato le qualità che avevamo. Sono contento perché la squadra sta girando, sta cercando di piano piano di trovare la inquadratura giusta. Però non vorrei cullare sugli allori i ragazzi, gli ho detto che se vince tre partite e non vince la quarta, dopo non hai fatto niente. Quindi domenica andiamo a giocare con River. L'ho vista ieri a Ortona, è una signora squadra, molto forte. Ce l'andremo a giocare come abbiamo sempre fatto.